Ciao a tutti, oggi vedremo come preparare le braciole di patate o polpette di patate. Vediamo subito gli ingredienti. Per preparare le braciole di patate o polpette di patate utilizzeremo patate che devono essere schiacciate e raffreddate, devono essere completamente fredde, del pecorino o del parmigiano, farina, tuorli, sale, pepe nero e prezzemolo. Andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti nelle nostre patate. Adesso che l'impasto è pronto, andiamo a formare le nostre braciole di patate o polpette di patate e gli diamo una forma allungata, in questo modo. Alcune le lasceremo semplici, quindi non farcite, e altre invece le andremo a farcire con della provola. Io vado a mettere all'interno della provola e vado a chiudere la mia braciola o polpetta di patata. Adesso passiamo le nostre braciole nell'albume che andiamo a sbattere un po'. E poi le passeremo nel pane grattugiato. Adesso friggiamo le nostre braciole in abbondante olio. Io utilizzo olio di semi di arachidi.